Amici di YouTube, ritorniamo a parlare di sicurezza sul mio Windows Phone Lumia 630. Allora, ve lo ricordate, sì, sicuramente il mio video su Cortana, sul fatto che Cortana automaticamente mi rimuove i numeri, diciamo, da escludere quando vuoi bloccare delle chiamate magari desiderato, insomma, quando vuoi attivare Cortana, che ripeto che serve per bloccare le chiamate quando tu stai facendo altro, insomma, c'è la lista dei preferiti che permette di fare delle eccezioni. Ecco, ogni tanto Cortana mi rimuove le eccezioni, quindi di conseguenza mi blocca anche quelle. Bene, ancora c'è. È successa questa cosa, ciao Audio, sta succedendo questa cosa per la precisione. La Cortana continua a darmi lo stesso problema, molto di rado da quando ho pubblicato il mio video su YouTube. Non so se è un caso. Vabbè, staremo a vedere, io attendo comunque i vostri commenti, le vostre soluzioni, perché non me ne è arrivata neanche una, cioè neanche una, boh, non capisco perché nessuno mi risponde. Bene, allora sono qua per invece informarvi su un altro problema, cioè da problema nasce problema. Allora, di cosa sto parlando? Sto parlando dell'applicazione Facebook, che non ha bisogno di tante spiegazioni, insomma, tanto ce l'hanno tutti Facebook nei cellulari, quindi ormai. Bene, allora cosa succede? Succede che mentre navigo, e specie quando guardo le dirette, avete presente, ormai adesso si fanno le dirette su Facebook, non che non servono a niente, però secondo me non sono mai servite, non secondo me hanno più senso le dirette su YouTube, specie quando si fanno, diciamo, come vi posso dire, gli hangout, insomma, che ne so. Organizzate una diretta in cui trattate gli argomenti, poi tramite la chat di Google Plus si aggiungono altre persone in video che si fanno vedere tramite la webcam e chi no, chi magari si fa vedere solo la voce. Allora, succede che durante le dirette, quando mi guardo le dirette degli altri o i video o altro, automaticamente Facebook mi si chiude da solo. Come mai? Vabbè, io per dimostrarvi che il problema, cioè, ce l'ho sul serio, ho deciso di farvelo vedere. Guardate qua. Eccoci qua. Allora, questo è il mio Lumia, ormai lo conoscete, e sono su Facebook, per la precisione, la pagina di Alessandro Carluccio. Scusate, c'è un po' di luce, ma vabbè. Alessandro Carluccio, che per chi non lo sapesse è un noto blogger, che mi invito tra l'altro ad andare a visitare su Facebook, su YouTube, insomma sul web, anche sul suo sito, che non mi ricordo quale sia, che ma pare che sia alessandrocarluccio.web, una cosa del genere. E tra l'altro ho svelato anche delle cose che la televisione non vi svelerà mai. Quindi questa è il bello del blogger giornalista, che non dice mai cose a vanvera, ma addirittura ha delle prove. Vabbè, comunque sia, non è questo il punto. Voglio farvi vedere se quello che ho detto poco fa è vero, anzi, ve lo posso assicurare che è vero. Come ho già detto, le cose, cioè, su cui il Facebook va in crash sono le dirette. Infatti, sto cercando una di queste dirette. Alessandro Carluccio ne ha fatto un po' ultimamente, e vado a cercare una di queste. Sto scorrendo un po' perché ho fatto un po' di giorni fa. Facebook può crashare anche nel mio Lumia, anche con link vari, oppure semplicemente navigando così come sto facendo io.
Scusate, ecco, innanzitutto vi faccio notare come io non sto mettendo il dito sull'icona di Windows che si trova nel basso del cellulare, che serve per ritornare alla home. Eccola qua, questa, ne seleziono una e vediamo come va. Ecco, questa è la diretta che ha fatto giorni fa Carluccio. E fate bene, attenzione. Tengo il cellulare così almeno Completa, da magari la parte di sentite due anche. iene, ecco, per un video che tempo fa è stato, diciamo, oggetto di discussione. Va bene? Allora, le due iene sono queste: Nicolò De Vitis, che tutti voi sicuramente conoscete da quello che avete visto in TV e non Io non sto solo, toccando niente, ve lo ecco, ricordo. queste, e l'altra è la signora Giovanna Palmieri, ed eccola qua. Va bene, queste due iene praticamente mi hanno querelato. Ok Dimmi, Alessandro, Daniele. allora ci siamo, le persone stanno cominciando a venire, siamo già a 30 ascoltatori, molte di queste persone hanno aperto la tua introduzione, quindi Abbasso il volume perché c'è gente che dorme qua. Io non sto toccando, ne sto solo tenendo il cellulare, sia chiaro. Questi, tra l'altro, sono gli argomenti di cui vi parlavo prima, di cui secondo me vale la pena seguire questo blogger. Eccolo qua, proprio nei saluti finali, avete visto che io non toccavo assolutamente niente, si è praticamente interrotto il video, si è chiusa l'applicazione Facebook. Vabbè, avete visto voi. Avete visto? Qualcuno può darmi delle spiegazioni perché ultimamente sta succedendo troppo spesso, quindi magari se faccio questo video succederà sempre di meno come sta succedendo con Cortana. Che ci sia qualcuno che mi entri nel cellulare? Ma non lo so. Perché un piccolo dubbio ce l'ho. Va bene. No, a parte gli scherzi. Datemi una soluzione, datemi suggerimenti, ditemi qualcosa, insomma, rispondetemi nei commenti. E ringrazio chi mi risponderà. E con questo è tutto. Ciao a tutti da Nicola. Ciao ciao.